L'ultima corsa di Palermo, miglio di categoria C, si è disunita in fase di allineamento ninfea e si è avviata molto discosta, è il momento della partenza, lungo la corda Patrick AS, poi il 3 di Locomotion M, più all'esterno Orgoglioso P che ormai fuori causa ninfea ha potuto mettere in campo la sua partenza per andare al comando, adesso probabilmente Giuseppe Porzio Junior col favorito Locomotion M punterà in avanti per avere via libera. Dovrebbe probabilmente averla, però sono già passati quasi 400 metri. Nel frattempo Panther Gar viene avanti, ha steccato Matilde di Re in coda, vedete Ninfea che sta recuperando dopo l'errore al via. I cavalli passano davanti le tribune, l'impressione che a questo punto Cesare Ferranti con Orgoglioso P se la voglia fare al comando, vuole provarci. Vediamo i primi 600 metri, abbastanza tranquilli per la categoria 44,8, quindi ha potuto graduare la battistrada per linee esterne Locomotion M nella cui scia si sono sistemati Panther Gar e Manuel Ramirez che è il controfavorito a quota di 3,32. I cavalli stanno per terminare la seconda curva, sono stati percorsi circa 900 metri di gara, continua a guidare Orgoglioso OP, adesso vedremo il suo primo chilometro che viene transitato in un tranquillissimo 16,5, dunque si sta andando molto piano, gara che si deciderà in volata, a questo punto crescono le chance di Orgoglioso OP che sta graduando, Locomotion M comunque là, pronto a mettere in campo la sua zampata, mentre al largo di tutti adesso è il momento di Manuel Ramirez di tentare la progressione, che appare abbastanza incisiva, Manuel Ramirez aggira Panther Gar e prova a profilarsi su di testa, ma Orgoglioso P ha fatto davvero i propri comodi. Adesso prova a giocarsi il tutto per tutto con una fuga finale, rinviene Locomotion M, rinviene anche Manuel Ramirez, ma Orgoglioso P ha fatto davvero i propri comodi e non si lascia sfuggire l'occasione per mettere nel sacco i due più attesi, Locomotion M e Manuel Ramirez. Alla fine due minuti appena abbondanti per Orgoglioso P che a media di 1,15 ha portato a casa alla notevole quota di 24,45, secondo Locomotion M, terzo Manuel Ramirez in numeri 7-3-5 all'ordine d'arrivo naturalmente ancora ufficioso dell'ottava ed ultima corsa di Palermo.